Inter si è laureata aritmeticamente campione d'Italia, la società che ha scippato lo scudetto al Napoli dopo quanto fatto da Spalletti con gli azzurri nel 2022-2023, e la Juventus, fino a praticamente gennaio circa, sembra essere stata l'unica reale antagonista possibile, prima del declino, con i risultati che non hanno più convinto, tanto da vedere in Massimiliano Allegri un allenatore che finirà tra i licenziati di fine stagione, esonerato dalla Juventus. La scelta del nuovo allenatore e la rivoluzione in casa bianconera sarà guidata da Cristiano Giuntoli, che ha fatto, ai microfoni di Sport Mediaset prima del calcio d'inizio in Coppa Italia contro la Lazio, un annuncio importantissimo in merito al futuro in panchina e sul nuovo numero 10 della Juventus, per il 2024-2025. Allegri andrà via. Giuntoli risponde: sarà rivoluzione in casa Juventus. Sarà rivoluzione in casa Juventus e la sensazione è che i bianconeri lo facciano cambiando anche la guida tecnica. Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus, con Giuntoli che spera di riuscire a trovare quantomeno un trofeo, nella sfida di Coppa Italia che si sta giocando nella serata di martedì tra Lazio e Juventus, valevole per l'accesso nella finale di Coppa Italia. Cristiano Giuntoli ha risposto alle domande su Allegri, in maniera chiara: per prima cosa, mettiamo al suo posto il bilancio. Parleremo di molte cose col mister, anche di mercato. La sensazione è che, il futuro del tecnico livornese, dipenda proprio da come finirà questa stagione. Mentre per i tifosi è già, Allegri out, via la 10 con Pogba. Ecco chi la indosserà nella Juventus del 2025. Paul Pogba dirà addio alla Juventus, ovviamente, a seguito del caso doping e della squalifica che ne è conseguita. I bianconeri, dovendo anche fare i conti con la situazione legata a Fagioli sul calcioscommesse, stanno valutando diverse cose per quanto riguarda la rosa nel prossimo anno. Alla domanda sul nuovo numero 10 della Juventus, Cristiano Giuntoli ha risposto così, parlando di Ilves: il ragazzo ha enorme qualità, parleremo con lui di diverse cose, senza pensare di mettergli pressione. In estate ha rinnovato per 4 anni, vediamo. E sul web si accendono i tifosi della Juventus che, come nuovo numero 10, sognano magari un nuovo acquisto, lasciando invariato il numero di maglia dell'attaccante turco. Ultime Juventus. Chi sarà il nuovo allenatore? Un nome su tutto. Un nome su tutti, in casa Juventus, per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore. Avanza anche l'ipotesi di Raffaele Palladino, ma l'indiziato numero 1 vede protagonista Thiago Motta, con la possibilità di portarsi dietro alla Juventus il suo centravanti, che magari potrà indossare la maglia numero 10 della Juventus, Joshua Zirkzee. Tornano le voci di mercato su Dusan Vlahovic, un club molto interessato alle prestazioni del bomber della Juventus, le cifre dell'affare. In questa stagione, vissuta dalla Juventus tra alti e bassi, una delle notizie positive è stata l'aver visto finalmente ad alti livelli Dusan Vlahovic. Anche l'attaccante serbo, come tutta la squadra, ha avuto problemi di continuità, ma ha ripreso medie realizzative più in linea con le attese dell'ambiente. Per 2 mesi, tra la fine di gennaio e la fine di febbraio, si è visto anzi un Vlahovic trascinante, capace di segnare a ripetizione. Soprattutto grazie a quel segmento, si è preso la seconda posizione in classifica marcatori, attualmente a 16 reti, alle spalle dell'irraggiungibile Lautaro Martinez a quota 23. Negli ultimi tempi, nuove difficoltà per lui, parallelamente a tutta la compagine bianconera. L'espulsione con il Genoa, gli errori sotto porta con il Torino. Ma quando conta, il serbo c'è.
come in occasione della rete fondamentale a Cagliari, per riaprire la partita. Non è un caso che la società abbia ripreso maggiore fiducia nei suoi confronti e ora provi a blindarlo con il rinnovo. Ci sono scenari ancora aperti in merito, in ogni caso. La Juventus vivrà certamente notevoli cambiamenti nella prossima estate e quasi nessuno è da considerarsi intoccabile. Anche Vlahovic, a fronte di una offerta coerente col suo valore, potrebbe tornare sul mercato. Juventus, allarme Vlahovic, offerta in arrivo. La Juventus ha fissato il prezzo di uscita del bomber, per monetizzare da una sua eventuale partenza. E dall'Inghilterra, la proposta giusta potrebbe effettivamente arrivare, secondo Todo Fishayes. Con, potrebbe rifarsi sotto l'Arsenal, che aveva già seguito Vlahovic in tempi non sospetti, già prima del suo approdo alla Juventus. I londinesi, ancora in corsa per il titolo in patria, vogliono mettere le basi per aprire un ciclo e puntare al massimo sia in Premier League che in Champions. Ecco perché un attaccante come lui farebbe assai comodo. Il portale spagnolo riferisce che i Gunners potrebbero presentare una proposta da almeno 60 milioni, per accontentare le richieste della Juventus. Da capire se l'idea di recarsi in Inghilterra potrà fare presa su Vlahovic. Che al momento, come dichiarato in una intervista a L'Equipe, si vede ancora con la divisa bianconera addosso e non ha intenzione di lasciare Torino prima di aver vinto qualcosa di importante. Juve, tentazione morata, la rottura con Simeone, il legame con l'Italia e l'offerta dall'Arabia Saudita. Ancora tu, ma non dovevamo vederci più. Le sorti di Alvaro Morata sono tutt'altro che scontate e potrebbero riportarlo in Italia, per la terza volta alla corte bianconera, l'ex attaccante della Juve, 32 anni a ottobre, gradirebbe infatti il rientro nel bel paese, a cui è legato a doppio filo a causa della nazionalità della moglie e dei figli. Stagione dai due volti per lo spagnolo, che non è sicuro di restare all'Atletico Madrid. Dapprima il record personale di gol, che lo ha visto raggiungere quota 20 reti, poi l'infortunio e una seconda parte di annata non all'altezza. Stando a quanto riporta la testata spagnola Marca, il rapporto con Simeone è gelido e Morata potrebbe valutare altre destinazioni, tra cui l'Italia o perfino l'Arabia Saudita. Il legame con LA Juve e l'Italia l'attaccante è legato ai colchoneros fino al 2027, l'occasione da gol sprecata a Dortmund e il cambio deciso dal Ciolo all'intervallo mettono in discussione il suo futuro e la fiducia del tecnico, che lo aveva schierato titolare in tutte le gare più importanti. Dato il suo trascorso alla Juve e il legame con l'Italia, la Serie A risulta tra le previsioni più credibili. Non si può però escludere un nuovo affondo saudita, dopo i 50 milioni a stagione offerti lo scorso anno all'attaccante classe 1992, al momento Morata è infortunato, a causa della nevralgia del trigemino che potrebbe tenerlo fuori dal campo nei prossimi impegni stagionali. Ma presto dovrà decidere il proprio destino.